Hey everyone e ben trovati in questo nuovo tutorial clip Studio Paint. Oggi andremo a incominciare un percorso, immagino un po' più lungo dei precedenti, in cui analizzeremo insieme lo strumento matite. E lo faremo andando ad analizzare tutte le loro proprietà e vedremo in base a come modifichiamo queste proprietà cosa cambia nel tratto ultimo che la matita segnerà. Ora, da cosa cominciamo? È semplice, cominciamo dal loro super tasto scorciatoia, ovvero P, come quello dei pennini, ma loro in realtà sono le pencil, che noi chiameremo matite perché l'italiano. Ora, il tasto scorciatoia è molto comodo, ma io ricordo, come al solito, che c'è anche il giro lungo. Che vuol dire che noi andiamo nel menu Window, Tools, poi ci compaiono la barra, questa qua di fianco, troviamo le pencil, le prendiamo ed eccoci qua. Bene, analizziamole ora una per una. Ta-da! Cominciamo dalla Design Pencil e useremo il colore nero. Le proprietà che andremo ad analizzare sono queste: la grandezza, l'opacità, cosa succede se cambiamo il tratto, se diventa più fine, meno fine, la densità e, nel caso specifico di questa matita, anche la texture che vi è annessa. Vi ricordo che le proprietà le troviamo in questo pratico menu, dove se noi andiamo a vedere possiamo, oltre a quelle che già sono visibili qui, sceglierne tante e tante altre. Alcune che io ho selezionato per questo tutorial non si vedono perché non andremo a modificarle, ma ci sono. Per esempio, questa che è la forma della matita. Non è cerchio, ma è fatta da materiali, in modo particolare questi, che sembrano cose splatterose di censura, però credetemi, danno un bell'effetto. È provato. Io te lo farò vedere. Bene, cominciamo. Allora, la Design Pencil l'ho scoperta quando vi ho parlato di anatomia del naso. Se non avete visto il video tutorial sull'anatomia del naso o in generale quelli della figura umana, vi invito ad andarli a vedere. Li potete trovare sul canale YouTube e quello dell'anatomia del naso vi lascio il link qua in alto a destra come al solito. Ecco, andando a disegnare il naso, ho scoperto che questo è uno strumento molto utile e molto 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 simile alla matita originale. Qual è la matita originale? È molto semplice, quella che usiamo fuori dal computer, perché esiste qualcosa che si chiama foglio e qualcosa che si chiama matita, ma che non è la matita del computer. I bei tempi in cui ci si poteva permettere di disegnare non digitalmente. Vabbè, opacità. Ora, noi proviamo con questi valori, con questa opacità, con questa densità, a scarabocchiare. In questo momento non sto facendo molta forza con la mia mano, ma se vado a calcare e a non calcare più, fa questo effetto. E questa rughettina che adoro, vedete questa rughettina che adoro, è data dalla texture. Se noi aumentiamo l'effetto della texture anche al 100%, al 100%, viva il mio essere cinese. Succede questo. Se noi la diminuiamo, succede questo. Cosa succede invece se diminuiamo l'opacità?
tenendo la texture a 70. Succede questo. Ristabilizziamo l'opacità, ma abbassiamo la densità. Adorabile, vero? Non si vede una mazza, però credetemi, torna utile questo effetto quando si va a disegnare e si vuole ricreare l'effetto matita. Difatti, questo che vedete qui possono essere paragonati alle matite nella realtà. Questo potrebbe benissimo essere una matita almeno 2H e questo potrebbe essere una matita almeno HB. Di cosa sto parlando? Adesso vi faccio vedere. Catapultiamoci per un attimo e di nuovo nel mondo reale, dove le matite si dividono in due grandi famiglie. La famiglia delle H e la famiglia delle B. Cosa differenzia una famiglia dall'altra? Sostanzialmente è il tratto della matita stessa. Poi più ci alziamo, più i numeretti sotto le matite, questa è una B, questa è una 2B, 4B, 8B si alzano, più la peculiarità della famiglia, che sia B o che sia H, diventa visibile. Adesso vi faccio vedere. Se noi usiamo la B, e sì, io sono di parte, nel senso che preferisco le B, sinonimo di morbidezza, adesso vi faccio vedere. Ecco, questa è una B di morbidezza. Mentre se noi usassimo un 2H, sinonimo di Madonna mia, quanto è dura sta matita. Sto calcando poco. Sto calcando tanto e voi non potete sentirlo, ma sotto la mia mano sento che questa matita mi sta facendo tipo trasferello, tipo fruttage. perché questa matita quando si va a calcare non lascia tutto, diciamo, lo sporchino, per cui se uno fa così si fa tutta la sfumatura. Questa qui non lascia nulla. Lascia il solco sul foglio, che fa un po' diverso. Ecco, matite del genere sono l'ideale per disegnare tutto quello che riguarda il mondo del disegno geometrico, prospettiva, ambientazioni, linee con righello in generale. Mentre le matite facenti parte della famiglia delle B sono più indicate per i disegni dal vero, i chiaroscuri, diciamo tutti quei disegni che non sono disegni geometrici. E B è anche sinonimo in questo momento di bye bye, torniamo nel mondo digitale. Ecco, come avete appena visto, abbiamo scritto con l'H vera e con la B vera. E questi sono i risultati computerizzati che siamo riusciti ad ottenere. Risultati che continueremo ad analizzare insieme nei prossimi video. Oggi invece il video tutorial termina qui. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e mi raccomando, prima di andarvene non dimenticate di lasciare il like al video e iscrivervi al canale, così non perderete neanche una matita. Digitalizzate, non ovviamente. Non abbiamo avuto spettatori per molte lune. Grazie ancora e ci vediamo tra un paio di settimane. Alla prossima, gente. Ciao!